Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie di cuore per il supporto che ci state dando, grazie ai vecchi e nuovi e ai futuri iscritti. Altra cosa importante, andate nei miei canali social, che tutto quello che creiamo è creato da noi. Se qualcuno vuole collaborare con noi, basta che ci contatti in privato. E ennesima cosa importante, abbiamo un secondo canale, The One TV Extra, che in questo secondo canale parliamo di tutto, tranne che di calcio. Ma partiamo subito con i nostri contenuti. Prima di tutto, vi raccomando, attivate la campanella così vi arrivano le notifiche e non vi perdete niente. Mettete mi piace, commentate, per voi è gratuito, ma per noi è davvero importante. In questa 25esima giornata non ci sono match di cartello, non ci sono grandi incontri, però possono essere incontri quasi decisivi su tutto. E si parte con venerdì con Torino-Lecce. Torino-Lecce è una partita abbastanza complicata, dove il Torino viene dal pareggio col Sassuolo 1-1. Il Lecce viene dalla pesante sconfitta contro il Bologna 4-0. È una partita abbastanza complicata per tutte e due le squadre, perché il Lecce si deve salvare. Il Torino deve dimostrare se deve stare ancora in quella terra di nessuno, dove sta nella sua zona comfort, cioè non retrocede e non va in Europa, però deve dare un segnale sui tifosi. E vediamo le quote: vittoria del Torino 1,72, pareggio 3,50, vittoria del Lecce 5,25. Per me questa partita finisce con un bel pareggio 1x. Inter Salernitana, ricordiamo, l'Inter ha chiesto di anticipare la partita perché deve giocare la partita contro il Real Madrid, contro l'Atletico Madrid in casa. E vediamo, l'Inter viene dalla vittoria in rimonta contro la Roma 4-2. La Salernitana viene dalla batosta contro l'Empoli, ma soprattutto dal cambio di allenatore, perché è stato cacciato il secondo allenatore di stagione, Pippo Inzaghi, ed arriva Liverani. Sarà una partita a senso unico. Vediamo pure le quote: vittoria dell'Inter 1,80, pareggio 7,50, vittoria della Salernitana 15. Qua non c'è partita, non c'è discussione, soprattutto se tu Salernitana decidi di andare a prendere Liverani, sei già assegnato alla Serie B. Per questo io dico la vittoria netta dell'Inter più 1 più tanti gol. Mettetevi over 2,5 come preferite voi. Il sabato abbiamo Napoli-Genoa. Il Genoa viene dal pareggio, mi sembra che ha perso con l'Atalanta 1-4 in casa. Il Napoli viene dalla sconfitta contro il Milan. Il Napoli deve dare un segnale. La vittoria del Napoli è quotata 1,50, pareggio 4, vittoria del Genoa 5,70. Alla fine io penso che il Napoli questa partita se la deve portare a casa, soprattutto perché gioca in casa, e soprattutto deve avere una risposta, perché dopo 3 giorni avrà il Barcellona in Champions. Se deve dare quel segnale, soprattutto non so se Tonno Osimhen sarà subito schierato, perché ultimamente abbiamo visto tanti giocatori arrivare dalla Coppa d'Asia, dalla Coppa d'Africa ed essere schierati. Io penso che se Osimhen sta bene fisicamente, sarebbe una follia non schierarlo. Per me, alla fine, Napoli se la porta a casa 1. E la Verona-Juve. Vittoria del Verona 5,75. Pareggio 3,70. Vittoria della Juve 1,60. Questa è una partita complicata, perché non ci dobbiamo nascondere. Il Verona viene dall'ottimo pareggio 0-0 col Monza. La Juve viene da una crisi, perché quella della Juve dopo 3 giornate è una crisi. Quando tu fai solo un punto, quando giochi in casa contro Empoli e Udinese e in 3 partite segni solo un gol e subisci 3, è una crisi. Qui soprattutto con un Verona che sì che ha venduto tanto, però un Verona che sta in salute, un Verona che è gruppo, io sono sincero, per la Juve la vedo davvero brutta. Per me il pronostico è 1x, una doppia. Non vedo la vittoria della Juve contro il Verona. Atalanta-Sassuolo viene dalla grande vittoria contro il Genoa 4-1 in casa dei genoani. La Sassuolo viene dal pareggio col Torino. L'Atalanta sta in un momento di forma alla grande, gli ritorna anche Lookman, ma anche qui lo stesso discorso di Osimhen, non so se alla fine giocherà. Però andiamo a vedere le quote: vittoria dell'Atalanta 1,37, pareggio 5,20, vittoria del Sassuolo 7,50.
Per me, alla fine, la partita se la porta a casa l'Atalanta è una vittoria netta dell'Atalanta. Lazio-Bologna, e questo è un bel match, questo è uno spareggio Champions, perché chi perde dei due può dire davvero addio alla corsa Champions. Soprattutto il Bologna viene da diversi impegni, la Lazio dall'impegno di Champions, vittoria della Lazio 2-25, pareggio 3-10, vittoria del Genoa 4. 3, no, 3,40, scusate. No, scusate, perché dico sempre il Genoa nella testa, non so come mai. Lazio-Bologna, alla fine per me è un bel pareggio, sarà un pareggio spettacolare fra due squadre che giocano a calcio, due squadre che si vogliono divertire, due allenatori che non guardano alla difesa ma guardano soprattutto all'attacco. Per questo un bel pareggio. E andiamo allo scontro salvezza fra Udinese Cagliari, vittoria dell'Udinese 1,95, pareggio 3,50, vittoria del Cagliari 3,90. L'Udinese viene dalla grande e meritata vittoria con la Juve. E il Cagliari viene dalla sconfitta contro la Lazio. Io dico che alla fine il Cagliari, essendo che si trova in salute, soprattutto grazie alla vittoria con la Juve, se la porta a casa, vittoria dell'Udinese. Io dico che alla fine la vince l'Udinese. Empoli, Fiorentina. Vittoria dell'Empoli 3,50, pareggio 3,40, vittoria della Fiorentina 2,10. È una partita combattuta, è una partita dove la Fiorentina all'andata ha preso una batosta 3-0 per l'Empoli, l'unico forno, la prima vittoria dell'era Andreazzoli dell'Empoli, ma era un fuoco di paglia. La Fiorentina concia, coscia e ha conoscenze di quello che è successo della batosta. Penso che sarà la partita più equilibrata dove la Fiorentina cercherà la vittoria e dove la Fiorentina cerca la vittoria, anche se non è un Empoli, quella di Davide Nicola, che finora ha fatto bene. Però alla fine la Fiorentina si porta a casa i 3 punti fondamentali per la sua corsa Europa. Frosinone-Roma, vittoria del Frosinone 3,80, pareggio 3,70, vittoria della Roma 1,90. Questa è un'altra partita combattuta, un Frosinone che sta passando un momento sì e no, cioè ha alti e bassi. La Roma ha avuto 3 vittorie nei primi 3 partite di De Rossi, 3 vittorie, poi la batosta contro l'Inter, però qui io penso che la Roma se la porta a casa, vittoria della Roma. Monza-Milan, derby di Silvio Berlusconi, le sue due squadre di Serie A, una partita secondo me spettacolare, una partita dove il Monza viene dato come vittoria 4, pareggio 3,70, vittoria del Milan 1,85. Il Milan sta passando un momento ottimo di forma, soprattutto sono tornati tutti, quasi tutti gli infortuni, sono tornati i giocatori impegnati dalla Coppa d'Africa, stanno dando qualcosa in più e alla fine il Milan se la porta a casa. Per me a Monza Milan finisce con una bella vittoria del Milan, poi non so se finisce con una goleada oppure no, però vi ripeto i miei pronostici: Torino Lecce X, Milan Salernitana 1, Napoli Genoa 1, Verona Juve 1, X Atalanta Sassuolo 1, Lazio Bologna X, Empoli Fiorentina 2, Udinese Cagliari 1, Frosinone Roma 2, Monza Milan 2. Signori miei, scrivete sotto nei commenti i vostri pronostici. La 25esima giornata di Serie A l'abbiamo detta, vedremo se lunedì quanti ne abbiamo preso o quanti no. Sotto voglio sapere i vostri pronostici di questa giornata di Serie A. E ci vediamo alla prossima. Ciao!